E proseguono le nostre interviste di Mi ritorni in mente al Salone Internazionale del Libro, 35esima edizione, Samuel, dal titolo Attraverso lo specchio. Noi abbiamo deciso di renderlo, diciamo, un contenitore di racconti, di narrativa per bambini, per ragazzi, per i piccoli, anche un pochino più grandi. A proposito di piccoli, io ti voglio subito chiederti questa cosa, Marta, ti piace l'altalena che va su e giù, che ci sali sopra e che quando va su tu vai a sognare, a vedere le cose? Bella. E ti va, vai in mezzo alle stelle. Però sai che c'è un po' di paura ogni tanto dell'altalena, perché l'altalena può anche fare il giro ogni tanto, mi hanno detto quando ero piccola, poi in realtà non ho mai visto delle robe del genere, però può succedere. Allora sai che fai? Vai sullo scivolo, vai giù. Perché diciamo questo? Perché adesso parleremo anche di altalene, altalene che ci portano dentro questa storia. Abbiamo con noi una scrittrice, anche lei socia Ichua, Associazione Italiana Scrittrici e Scrittori per l'Infanzia. Caterina Pavan ritorna ai microfoni di RBE questa volta per parlarci del suo libro uscito a maggio, edizioni Mimebu, Una spinta per volare. Eccolo qui. Ciao Caterina. Ciao, grazie di avermi di nuovo ospitata. Ma non sarà l'ultima, perché poi tu tornerai anche in trasmissione, faremo un approfondimento proprio sul il mestiere di scrivere per l'infanzia, per i giovani, ecco. Allora, parliamo di questo libro, Ho una spinta per volare. Abbiamo detto di altalena che va su e giù, che ci porta a sognare. Sì, è perché l'altalena è questo. Io quando andavo in altalena da piccola, mi ricordo, mi sembrava davvero di volare quando andavo in su, e quando andavo all'indietro mi sembrava di essere velocissima, vedevo la terra che si avvicinava a tutta velocità e ho immaginato mondi che poi hanno trovato casa in questo libro. Ecco, perché tutto nasce da un'altalena in questo libro, sì. C'è chi usa l'altalena per viaggiare, per sognare, non si pone limiti, e chi invece è un pochino più pauroso, no? Un po'... È vero. Ci sono Davide e Linda su questa altalena. In realtà Davide è sull'altalena subito e Linda ci salirà dopo, perché a lei non piace tanto l'altalena, si vede che è un po', come dire, lei preferisce altri giochi, solo che Davide adora l'altalena. E alla fine non ve lo dico cosa succede. No. Però ci sarà anche Linda su questa altalena a un certo punto. Ma com'è nata questa storia? Che cosa hai pensato quando hai deciso di scriverla, ecco? Allora, io volevo fare una io l'ho immaginata prima visivamente, poi ovviamente non so disegnare assolutamente, quindi per fortuna l'editore ha trovato questa Giulia Cregut, questa illustratrice bravissima, che ha reso proprio i disegni come li pensavo, e io sognavo proprio, desideravo un libro che avesse l'altalena al centro. Difatti, se voi guardate, posso vi mostro alcune delle tavole. E c'è l'altalena con i suoi mondi immaginifici, è proprio al centro della pagina, quindi si legge come proprio con l'andatura dell'altalena. Dondola, ti vado ti indietro porta, e sono in un mondo, vado avanti e sono in un altro mondo. Così Davide, e poi lo farà anche Linda, anche lei riuscirà a fare la sua altalena, il suo viaggio sull'altalena e nei sogni. E non fa il giro, però non esce fuori dal libro. Non, nessuno di loro, no. Ti tranquillizzo. Oh, bene. Ma questi viaggi, questi poteri, no, immaginifici dei bambini, li hai presi dalla tua infanzia, dai tuoi figli anche, o dai bambini con i quali hai avuto a che fare? Io ho avuto a che fare con tantissimi bambini e bambine, e difatti davvero questo libro lo dedico a loro, perché tutte mi hanno sempre chiesto quella frase bellissima, non so se vi è capitato. Mi spingi proprio con questo tono così tenerissimo, e quindi per me nasce di lì. Io volevo essere spinta, volevo spingermi sull'altalena a suo tempo, e adesso adoro quando mi arriva questa domanda. Mi spingi. Mi spingi, e immagino questi sogni che hanno, e con questi occhi sempre accesi. Avanti e indietro. E allora, a proposito di sogni, qual è il libro di infanzia che ti ha fatto più sognare? Perché l'abbiamo fatta tutti questa domanda e vogliamo farla anche a te. Ah, ma non ho nessun dubbio a rispondervi, no, assolutamente. Io ho letto, riletto e straletto La storia infinita di Ende. L'ho detto prima anch'io, grande. È il mio libro preferito. Ma il film è peggio del libro. Vabbè.
Dimmi, no, vabbè. Vale, questa domanda non si può fare. È un disastro. Il film è un bignami, ecco, fatto infatti, un po' male. Per carità, attori bellissimi, io mi ero innamorata di Atreyu, come credo tutte le mie amichette a suo tempo, quando uscì, però il libro è straordinario. Il libro è fantastico. Il libro... Sì. È immortale. E poi qui siamo per parlare di libri, quindi ci vuole, mancherebbe che un film superi il libro, ecco, in questo caso. No, quindi certo. Avete fatto bene a dirlo. Impossibile. Ecco. Bene. Bene. Grazie Caterina. Facciamo vedere il libro, sì. Una spinta per volare, edizioni Mimebu. Grazie a voi. Grazie.